Il mio consiglio di lettura è un libro che viene riedito in questi giorni, la prima edizione di qualche anno fa, è di Mario Geymonat, purtroppo recentemente scomparso, è stato un grandissimo filologo classico, ma il libro che consiglio riguarda un eroe della scienza, cioè Archimede. E il grande Archimede, pubblicato da Sandro Teti, è un libro che rende conto di tutto ciò che è stato scoperto negli ultimi decenni, compreso un palinsesto che permette di inquadrare in maniera completamente nuova e aggiornata la figura di Archimede, una figura dell'antichità che è una figura in realtà modernissima, una figura di grande scienziato che ha peraltro alimentato l'immaginario dell'Occidente in tantissimi modi, ma che forse non è ancora considerato quella figura centrale che merita di essere. Noi sappiamo che i due grandi libri dell'umanità sono i grandi bestseller, verrebbe da dire, sono la Bibbia e gli elementi di Euclide, perché che nel corso dei secoli sono stati i libri più influenti in assoluto. Ecco, Archimede è un libro che meriterebbe di essere affiancato in maniera sistematica, la figura di Archimede di essere affiancata in maniera sistematica proprio soprattutto agli elementi di Euclide, ma non disdegnerei anche la Bibbia, nel senso che, come ha mostrato in un articolo recente il fisico Carlo Rovelli, è come se Archimede, per fare solo un esempio dei suoi scritti, l'arenario, cioè laddove si propone di contare con tecniche matematiche sofisticatissime i granelli di sabbia, ecco lì la Bibbia e in particolare l'Ecclesiaste esprimevano in realtà un divieto assoluto, cioè il divieto assoluto della conoscenza, come se appunto la conoscenza fosse qualcosa di troppo grande per l'uomo. Ecco, Archimede, e il grande Archimede soprattutto di Mario Geymonat, ci fa vedere quanto sia stato un eroe appunto della conoscenza e quanto quei limiti che venivano posti, vorrebbero essere posti da altri ambiti del sapere, possono essere superati, sia pure nella consapevolezza che siamo sempre comunque molto indietro e non sappiamo assolutamente tutto, quindi non c'è nessuna hubris nella scienza, e benché Archimede fosse anche peraltro un grande tecnologo. Insomma, il grande Archimede, Mario Geymonat, Armando Massarenti per Club Dante.